Nuovo incidente sul lavoro, un pensionato di 67 anni ha perso la vita travolto dal trattore mentre lavorava in vigna a Monforte d'Alba. Presentata la festa del pane a Savigliano in programma sabato 22 e domenica 23 settembre, novità, un forno dedicato alla produzione di focaccia. In agricoltura gli eredi dei voucher per le prestazioni di lavoro occasionali sono stati reintrodotti, ma per Confagricoltura le difficoltà burocratiche restano troppe. Mancano poche ore alla staffetta che porterà sul Monviso una pietra dell'Everest organizzata da Ceci Onlus come simbolo di unione tra i due popoli. Ben ritrovati cari telespettatori di Telegranda, un nuovo appuntamento con il notiziario a cura della redazione giornalistica, notiziario che purtroppo apriamo con una nuova tragedia, un incidente mortale sul lavoro avvenuto quest'oggi pomeriggio, giovedì 6 settembre a Monforte d'Alba. Un pensionato di 67 anni è morto travolto dal trattore mentre lavorava in vigna in località San Sebastiano. Scattato l'allarme sono intervenuti equip medica del 118 e vigili del fuoco, hanno effettuato i rilievi i carabinieri di funzionari dello Spresal sicurezza sui posti di lavoro. La disgrazia, come dicevamo, è stata catalogata come incidente agricolo, l'uomo è morto sul colpo, per i sanitari non c'è stato niente da fare, pare che stesse percorrendo a bordo della macchina operatrice un sentiero in salita. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Savigliano perché questa mattina, 6 settembre, è stata presentata nel salone della Crusa Neira la 10ª edizione della Festa del Pane, kermesse in programma sabato 22 e domenica 23 settembre in città. Organizzata dall'ente Manifestazioni in collaborazione con il Comune, la Festa del Pane 2018 tra le novità avrà un forno nuovo dedicato alla produzione di focaccia. Savigliano sta per tornare ad essere la capitale del pane. Sabato 22 e domenica 23 settembre torna infatti la 10ª edizione della Festa del Pane, evento biennale organizzato dall'ente Manifestazioni in collaborazione con il Comune che celebra l'alimento principe della nostra tavola. Palcoscenico dell'evento saranno anche stavolta le due piazze centrali della città, Piazza Santa Rosa e Piazza del Popolo. Mentre la prima ospiterà il mercato di campagna Amica Coldiretti, la seconda si trasformerà invece in un laboratorio a cielo aperto con uno spazio di a deposito farine, un'area forni, una panetteria e ancora un'area espositiva con oltre 50 aziende di farine e derivati. Come sempre non mancheranno poi laboratori didattici presso l'ala polifunzionale, le mostre, gli eventi collaterali e quelli musicali. Quest'anno il layout della Piazza del Popolo sarà sulla falsariga delle scorse edizioni, quest'anno l'area forni si arricchisce di un forno in più e dedichiamo un forno integralmente alla produzione di focaccia. Naturalmente l'alternanza e la partecipazione dei panificatori della provincia è sempre più ricca e questo per noi è un elemento fondamentale. Il vero ingrediente forte della Festa del Pane sono i panificatori che raccontano al pubblico mentre lavorano quella che è la loro attività, che per lo più si realizza durante la notte. Quindi alla Festa del Pane portiamo di giorno i panificatori a panificare e a parlare, a raccontare al pubblico questo loro lavoro, e su questo cerchiamo di produrre anche innovazione e ci aspettiamo una splendida edizione. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono dati da fare per permettere la realizzazione di questa fiera. Aspettiamo con ansia il 22-23 settembre con la speranza che il tempo accompagni. Se il tempo accompagnerà sarà sicuramente una grande festa con molta gente, molta partecipazione. Certo, quindi l'invito è a venire a Savigliano in quei giorni. Certamente, anche perché non ci sarà soltanto cibo, ma ci sarà anche cultura. Savigliano offrirà a tutti i visitatori le sue bellezze artistiche e culturali, quindi si tratterà di cibare il corpo, ma cibare anche lo spirito con la cultura. Banca CRS in questa occasione della 10ª edizione ha voluto insistere e puntare ancora di più.
Anche per noi questo è un anno particolare, perché quest'anno la banca festeggia i 160 anni, quindi la banca del territorio, forse tra le più longeve in tutta Italia, ha voluto sposare ancora di più quelle che sono le manifestazioni sul comune di Savigliano, in questo caso la festa del pane, perché crediamo che la festa del pane anche per il turismo zonale sia un evento importantissimo e soprattutto possa portare visibilità ai prodotti delle tante nostre piccole e medie imprese, del mondo dell'artigianato, del mondo dell'agricoltura e del mondo del turismo. Quindi un complimenti ancora all'ente manifestazioni, al comune, agli organizzatori e quindi anche alla banca, che anche in questo caso ha voluto puntare sul territorio. Il programma completo della Festa del Pane è disponibile sul sito internet www.entemanifestazioni.com. Quella 2018, è bene ricordarlo, sarà l'ultima edizione organizzata dall'ente, che a breve, per effetto della legge Madia, si trasformerà in una fondazione. Alla conferenza stampa di cui avete appena visto il servizio ha partecipato anche l'assessore regionale all'agricoltura Giorgio Ferrero, che è intervenuto in un convegno sulle prospettive del settore cerealicolo. La sfida del comparto, ha detto Ferrero, è oggi più che mai la qualità. Assessore Ferrero, durante questa conferenza stampa di presentazione della Festa del Pane si è parlato anche delle prospettive del settore cerealicolo nella nostra regione. Quali sono, insomma, cosa attende il comparto? Il comparto tiene conto di quelle che sono le nuove richieste da parte dei consumatori. Le nuove richieste sono di grande qualità nelle farine e quindi grande qualità e attenzione rispetto ai cereali. Sempre di più stiamo cercando di mettere insieme questa filiera piemontese, cioè dare la possibilità ai cittadini del Piemonte di acquistare nelle panetterie il pane fatto con le farine che arrivano da grani piemontesi. Questo crediamo sia una grande opportunità per tutti, per gli agricoltori, ma soprattutto per i consumatori e anche i panettieri e i molitori, che dimentichiamo spesso in questo percorso. Si è parlato durante il convegno dell'importanza di due elementi: la filiera, insomma, che sia tracciabile, e poi l'importanza per un territorio, in questo caso Savigliano, di avere un elemento distintivo e caratterizzante come il pane. Probabilmente qualche anno fa, quando è iniziata questa rassegna, il pane non era, diciamo, un grande elemento attrattivo per fare un evento. Probabilmente funzionava più utilizzare un prodotto cosiddetto, come si chiamava all'epoca, di nicchia. Oggi il pane è di grande attualità, cioè è un elemento di qualità della vita rispetto ai consumi alimentari, perché è un alimento che tutti i giorni è sulle nostre tavole. Quindi questa straordinaria modernità ha premiato questa città di Savigliano, che ci ha creduto in tempi non sospetti. Universo Futuro, Commercio, Turismo, Servizi oggi e domani è il titolo della prima convention organizzata unitariamente dalle 10 associazioni autonome aderenti alla Confcommercio provinciale. L'appuntamento è per venerdì 14 settembre alle 16 nel castello di Grinzane Cavour. Dopo i saluti istituzionali, la relazione del presidente di Confcommercio di Cuneo, Luca Chiappella, sullo spirito e i numeri di un'organizzazione di categoria, a cui faranno seguito due tavole rotonde. La prima sui rischi e sulle opportunità portate dalla rivoluzione digitale per le piccole imprese del terziario, e la seconda sul tema imprese, territorio e rappresentanza. Tra gli ospiti anche Oscar Giannino, conduttore radiofonico. D'ora la nostra pagina economica, in cui parliamo ancora di agricoltura, tornando però sul contratto per le prestazioni di lavoro occasionali, eredi dei voucher che il nuovo governo ha reintrodotto. Strumenti molto utili al settore, ma ancora con troppe difficoltà burocratiche che ne scoraggiano l'utilizzo, almeno questo è il punto di vista di Confagricoltura. Non ci siamo ancora, così non va. A dirlo sono le aziende agricole cuneesi, in particolare quelle impegnate in queste settimane nelle diverse operazioni di raccolta, che confidavano molto nella reintroduzione dei voucher, strumento in grado di gestire al meglio le prestazioni di lavoro occasionale. Ma nonostante gli sforzi profusi dal governo, secondo Confagricoltura Cuneo, le difficoltà burocratiche stanno vanificando ogni aspetto positivo.
I contratti presto, eredi dei voucher, non stanno semplificando la vita agli imprenditori del settore né producendo gli attesi effetti positivi a livello occupazionale. Sono ancora troppe le complessità burocratiche delle procedure con cui gli imprenditori si devono confrontare, che limitano fortemente l'utilizzo di questo strumento, così commenta Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte. Secondo l'associazione cunese, il decreto Dignità, nel rivedere il contratto di prestazione occasionale, non ha adeguatamente semplificato gli adempimenti a carico delle aziende e dei lavoratori, che sono rimasti i medesimi. Sono diversi infatti gli aspetti critici che scoraggiano l'utilizzo del contratto, ad esempio il fatto che sia il datore di lavoro che il lavoratore sono obbligati a iscriversi sulla piattaforma INPS, che l'azienda deve prevedere anticipatamente le ore di lavoro inerenti le prestazioni occasionali e versare i compensi mediante il modello F24. Inoltre, coloro che lo scorso anno sono stati assunti come operai agricoli non possono essere assunti attraverso il presto e, ancora, l'utilizzo di questo strumento è riservato solo alle imprese che hanno meno di 5 dipendenti. Condizioni che rallentano la programmazione delle aziende agricole e non rendono il nuovo strumento agile, così conclude Enrico Allasia. Ad Alba si stanno completando i lavori di restauro e messa in sicurezza della rampa dello svincolo Alba Sud-Ovest della tangenziale in località Toppino. Attualmente è in corso la verniciatura della parte strutturale del ponte. Pertanto, seguendo le esigenze del cantiere in atto, in questi giorni sono chiusi alternativamente a singhiozzo l'ingresso in città per i veicoli che arrivano da Roddi e l'uscita per i veicoli in direzione Roddi. La chiusura è comunque indicata dall'apposita segnaletica posizionata nei punti nevralgici della tangenziale albese. Ci spostiamo ora nel saluzzese. Tra poche ore si concluderà la 15ª campagna di scavi a Costigliole. L'Università di Torino sta portando avanti un meticoloso lavoro, fa riemergere un insediamento romano attivo tra il primo e il quinto secolo d.C. Nuova campagna di scavi qui a Costigliole Saluzzo. Quali sono le novità su cui vi siete concentrati quest'anno? Sì, per il 15esimo anno siamo qua a Costigliole Saluzzo, abbiamo ripreso e riaperto gli scavi della Villa Romana con ancora una volta novità, gli annessi della villa stanno venendo alla luce, questo grande insediamento della azienda agricola dell'antichità, una villa che è nata in età augustea e che è stata distrutta da un incendio intorno al 280 d.C. Tutto intorno al corpo centrale della villa ci sono gli annessi, quindi ci sono locali, ambienti, edifici che sono destinati alla raccolta, alla trasformazione dei prodotti agricoli della villa. E quindi questi erano del tutto sconosciuti. In questi ultimi due anni stiamo esplorando questa parte con elementi di grande interesse. Realtà e apprestamenti con l'uso del fuoco per trasformare appunto i prodotti della villa, i raccolti, luoghi di stoccaggio con un ottimo stato di conservazione, perché noi abbiamo i tetti crollati, le strutture collassate, al di sotto i piani di vita, gli oggetti della vita quotidiana che sono ancora conservati. In questa zona, ad esempio, che cosa vediamo? E qui è proprio uno di quei crolli a cui facevo riferimento, quindi con l'incendio che colpisce l'edificio, il collassamento, si vedono bene gli orizzonti di bruciato delle travi, della carpenteria, del sistema di struttura strutturale che regge il tetto, e il collassamento, l'edificio che si ripiega su se stesso e va a collassare sul pavimento in terra battuta. È il pavimento, l'ultimo pavimento della villa, quindi nel 280 d.C. camminavano su quel terreno. Tra le novità della campagna di quest'anno, non tanto tecniche quanto progettuali, la presenza cioè di studenti francesi. Come è successa questa cosa? Allora, noi abbiamo da anni l'abitudine di ospitare studenti stranieri sui nostri scavi, su questo di Costigliole ma anche sugli altri. La novità in questo caso consiste nel fatto che gli studenti rientrano rientra in un progetto articolato che è il progetto transfrontaliero Interreg Alcotra-Tras, che ha proprio destinato una parte appunto delle attività allo scambio di studenti universitari. Studenti italiani del nostro Ateneo hanno partecipato quest'estate, partecipando in autunno ad alcuni cantieri di scavo francesi ubicati nella bassa Provenza. Noi abbiamo qui ospiti tre studentesse di diversi atenei francesi, dalla Sorbonne e da Aix-en-Provence, che sono venute a fare un'esperienza di scavo diversa e per alcune di loro anche nuova, perché si tratta della prima esperienza.
Nel futuro che cosa succederà? Nel futuro sono ovviamente in corso pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico, cosa che abbiamo già fatto ma che continueremo a fare nel futuro, e poi soprattutto l'idea sarebbe quella, a conclusione delle esplorazioni del sito, di creare un piccolo polo espositivo proprio qui nel Costigliolese, con l'appoggio del comune di Costigliole, in uno degli splendidi palazzi appunto del comune. A conclusione dei tuoi studi universitari, continui comunque a operare sul campo, venire qua a Costigliole. Come mai questa scelta? Ma è una scelta che ho fatto per dare continuità praticamente ad un percorso che ho avviato in corso di studi sostanzialmente, quindi tornare da un anno all'altro mi permette sicuramente di continuare a vedere come evolvono le situazioni e come praticamente procede il lavoro interrotto gli anni precedenti, e poi sicuramente un'esperienza formativa che in questo campo, così come in altri, però direi in questo campo soprattutto, più esperienza si fa e diciamo meglio è. Interrogazione parlamentare della deputata monregalese Fabiana Dadone del Movimento 5 Stelle, l'ha presentata al MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguarda il legame ipotizzato tra Fondazione CRC Cuneo e Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia nel mirino, lo ricorderete, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. La Dadone sostiene come la Fondazione CRC avesse acquistato 50 milioni di euro di azioni Atlantia e come il presidente della Fondazione, Gian Domenico Genta, fosse stato nominato anche presidente del collegio sindacale proprio di Autostrade per l'Italia. Attraverso l'interrogazione, Dadone intende dipanare potenziali conflitti di interessi. Il presidente Genta ha risposto in poche ore con una nota stampa: pieno rispetto delle regole, assicura, sono membro del collegio sindacale di Autostrade per l'Italia dal 2004 e l'investimento risale al 2016. Genta invece, lo ricordiamo, è presidente dal 2017. Una staffetta al contempo sportiva e solidale, cambiando argomento, si terrà tra venerdì e sabato nel Saluzzese. Ad organizzarla c'è Ceci Onlus. L'obiettivo è unire due popoli, quello nepalese dove l'associazione è attiva e quello saluzzese appunto. Una ventina di atleti locali porteranno in vetta al Monviso una pietra dell'Everest. L'Everest sul Monviso, in che cosa consiste? Un appuntamento nel Saluzzese questo venerdì e sabato? Sì, ci è venuta questa idea di fare questa staffetta partendo da Saluzzo, portando una pietra dell'Everest in punta al Monviso, per il fatto che è sorta una specie di gemellaggio già tra qui la nostra zona e il Nepal. In particolare grazie anche al fatto che molti Sherpa sono venuti a lavorare nei rifugi alpini, a fare la campagna estiva già da una ventina d'anni, e attualmente c'è l'ACPA su al Quintino Sella. E tramite suo fratello siamo riusciti a che è una guida Sherpa in Nepal, è stato già 9 volte in cima all'Everest, e l'ultima volta ci ha portato una pietra raccolta 50 metri sotto la vetta, e questa pietra noi vogliamo portarla così idealmente da Saluzzo al Monviso, sia per saldare questo gemellaggio, sia per dare maggiore visibilità anche al nostro comprensorio qui Saluzzo Monviso, che è una zona unica, riteniamo, in tutta Italia. E anche da un punto di vista atletico sportivo, diciamo, per far vedere che non esiste solo l'atletismo agonistico, ma anche una specie di atletismo di solidarietà, che attraverso l'azione di tutti si riescono a fare grandi opere come questa. Ecco, la staffetta sarà in notturna, si parte alle 19 di venerdì da Silvio Pellico a Saluzzo e poi si cammina si corre fino al Quintino Sella. Chi è che correrà? Sì, dunque, la partenza, come diceva giustamente Giulia, è alle 19 e si svolgerà tutta su sentieri e strade sulla cresta divisoria tra la Valle Po e la Valle Varaita. E ci saranno 6 frazioni distinte, con la partecipazione di 3-4 atleti per ogni frazione, che sono stati scelti logicamente tra persone che sono abituate a fare corse in montagna, quindi gare, e sanno perfettamente il percorso, perché si svolgerà completamente di notte, senza la luna, sperando nel bel tempo tra l'altro. E poi una delegazione invece di più esperti, il sabato alle prime luci dell'alba salirà il Re di Pietra. L'ultima frazione porteremo la pietra dal Quintino Sella in punta al Monviso e la sistemeremo lassù vicino alla croce, per diciamo chi vorrà poi salire a vederla sarà lassù incastonata tra le altre. Ceci Onlus nasce nell'ottobre 2015 a seguito della scomparsa di Cecilia Craveri all'età di 20 anni.
è un'associazione che nasce in suo ricordo e che fin da subito ha abbracciato i progetti che venivano proposti dal Nepal, in particolare dall'Akpa Temba Sherpa, che a Kathmandu ha fondato un'associazione non profit, la Monviso Nepal Foundation, e tramite questa associazione ha contribuito sostanzialmente alla ricostruzione di molte strutture nel basso Khumbu, nella bassa valle del Khumbu, che è una zona particolarmente povera perché completamente isolata dal flusso turistico che invece interessa l'alta valle del Khumbu. Ora a Cuneo, Corso Marconi e Rondò Garibaldi riapriranno al traffico venerdì sera, al massimo sabato mattina, ma i lavori per la posa dei tubi del teleriscaldamento non si fermeranno per almeno un altro anno. Da aprile 2016 ad oggi sono stati posati 25 sui 45 chilometri totali del progetto. Finora è stata coperta la zona tra Piazza Galimberti e i corsi Vittorio Emanuele II e Galileo Ferraris, oltre a una parte rilevante del centro storico. Oltre ad alcuni interventi puntuali per collegare i palazzi alle dorsali, i tubi più grandi, si proseguirà a scavare in direzione San Paolo, su Viale Angeli e su Corso De Gasperi anche nel 2019. Pagina degli eventi è stata presentata quest'oggi a Cuneo nello spazio incontri della Fondazione CRC la 57esima edizione della Mostra del Fungo di Ceva. La manifestazione si svolgerà nel terzo e quarto weekend di settembre con un programma ricco di novità. Manca poco alla 57esima edizione della Mostra del Fungo di Ceva, in programma nei weekend del 15 e 16 e del 22 e 23 settembre. La manifestazione si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti del settembre cebano. Verrà inaugurata sabato 15 settembre alle 18 nella piazza del municipio. L'evento è stato presentato a Cuneo nello spazio incontri della Fondazione CRC, ente che contribuisce alla realizzazione. Il grande protagonista sarà naturalmente il fungo, celebrato in diverse forme, proposto negli stand gastronomici ed esposto nella rassegna scientifica del gruppo micologico cebano. La Mostra del Fungo è certamente la più importante manifestazione che si fa alla Ceva. Tra tutte le manifestazioni che si realizzano, si organizzano appunto per dare vivacità al comune, alla comunità e un po' a tutto, anche integrandosi con tutto il territorio circostante. 57 edizioni sono tante, da quel lontano 1962, e naturalmente hanno segnato un momento, ecco, della storia del nostro comune, della nostra zona, e sicuramente sono anche un buon auspicio anche per il futuro, perché ormai è cresciuta di così tante dimensioni la mostra, è conosciuta ormai da alcuni anni e anche è stata riconosciuta di interesse nazionale, e ci sono tutti i presupposti, grazie ovviamente alla grossa passione del gruppo micologico, ci sarà ancora per tanti tanti anni e sarà sicuramente sempre di più un momento di invito, un momento, un'occasione, un'opportunità, ecco, di passare un po' di weekend a Ceva, in particolar modo il sabato 15 e domenica 16, e poi di nuovo il sabato 22 e domenica 23, oltre a tante manifestazioni ovviamente che sono attorno, che si manifestano attorno alla mostra, che ovviamente si potranno, ecco, avere notizia dai vari fonti di informazione. Per la 57esima edizione, per il terzo e il quarto weekend di settembre a Ceva, provvederemo all'esposizione micologica, quindi raccoglieremo 400-500 specie di funghi freschi classificati scientificamente e li porremo in esposizione sotto i portici della centrale via Marenco. Provvederemo anche all'esposizione di funghi liofilizzati, di essenze arboree e di piante commestibili e velenose. Pagina sportiva che apriamo con una curiosità che riguarda le due squadre di pallavolo di Mondovì, quella maschile il BBC e quella femminile la LPM. Entrambe saranno ospiti infatti sabato 8 settembre della serata conclusiva del Palio Montis Regalis. Il Palio è una festa bellissima e stupendo poter indossare i colori dei propri rioni, ha commentato la presidente della LPM Alessandra Fissolo. Per il secondo anno abbiamo accettato l'invito e siamo felicissimi di poter essere presenti con l'intera squadra di A2 per salutare e ringraziare tutti coloro che ci seguono e tifano per noi. Il Palio, aggiunge la Fissolo, divulga i valori di amicizia e sano agonismo che vogliamo trasmettere alle nostre giocatrici.
Sempre per lo sport parliamo però ora di scherma, in particolare di una nuova associazione appena nata, la Cuneo Scherma Academy, che ha presentato la propria attività rivolta in particolare ai più piccoli, ma in generale a chiunque fosse interessato ad avvicinarsi alla scherma senza limiti di età. Si comincerà la prossima settimana con delle giornate di prove gratuite nella palestra di via Quintino Sella. Un nuovo modo di fare scherma. Rincorrendo questa idea è nata Cuneo Scherma Academy, nuova associazione sportiva che dalla prossima settimana comincerà la propria attività nella palestra di via Quintino Sella. Rivolta in particolar modo ai più piccoli, l'Accademia prevede però corsi per ogni fascia di età, anche per adulti. Come è nata l'idea di realizzare questo progetto? Lo spiega il presidente della neonata associazione, Salvatore Maino. L'idea è nata dal fatto che volevamo far sì che ritornasse tutto al centro della persona e, come dire, venisse meno quelle che erano le ambizioni sportive personali che si erano andate a creare negli ultimi periodi, negli ultimi tempi, dove si faceva prima scherma a Cuneo. E quindi abbiamo voluto coinvolgere il maestro Quan, che è una persona, oltre ad essere un ottimo tecnico, è un ottimo educatore, è un fantastico educatore ed è una persona che è capace a gestire, a stare con i bambini. E quindi volevamo far sì che ritornasse ad essere una famiglia la scherma Cuneo, e per questo ci siamo impegnati, io ma con tante altre persone, per creare questa nuova associazione e dar vita a questo nuovo progetto. A curare la parte tecnica ci sarà il maestro di terzo livello, Juan Paz Imigno, una vera e propria istituzione per la scherma cunese, che proporrà un nuovo metodo che si basa su un approccio allo sport a 360 gradi. Partiamo carichissimi, è una nuova avventura sicuramente, ci sono tante cose ancora da sistemare per partire, però è una partenza con tanta voglia di fare come è stato fatto sempre, e siamo cariche, come ho detto. La vostra accademia, la vostra scuola di scherma, ma non solo, è rivolta a tutti, non solo i bambini, ma anche chiunque volesse avvicinarsi allo sport con un approccio diverso, insomma, a 360 gradi, non solo la parte sportiva, anche la parte dell'alimentazione, del mental coach, insomma, a 360 gradi davvero. Sì, il nostro progetto voleva essere un progetto completo, no? Per formare un atleta, per fare sport bene, non solamente ci vuole un bravo allenatore, un bravo preparatore atletico, ma ci vogliono anche altre figure, e per questo motivo noi stiamo proponendo questo progetto con l'aiuto di consulenti esterni che faranno la parte, che si occuperanno basicamente della parte mentale e della parte dell'alimentazione. Con questo vogliamo dare un prodotto, un pacchetto completo a tutte quelle persone che si vogliono avvicinare alla nostra associazione. Ultima cosa, siete pronti a partire? Vogliamo dare delle informazioni? Sappiamo che ci sono delle prove a disposizione per chi vuole, quando, dove? A partire dal mese da metà settembre inizieremo con delle prove gratuite durante tutto un mese. Io vi invito a tutti a venire in palestra, a conoscere la nuova palestra di scherma e a venire a provare questo bellissimo sport. Per il momento dalla redazione di Telegrande è tutto, noi come sempre vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo l'appuntamento con Granda Mattina dalle 6 alle 8:30. Buon proseguimento!